Bentrovati con Pokémon Zaffiro Alpha, Randomizer Nuzlocke a cure limitate. Nello scorso video ho sconfitto la terza palestra e ho fatto anche vedere l'evoluzione di Machoke in Seedot. E ora, perché non iniziare l'episodio con la sua evoluzione? Cioè con l'evoluzione di Seedot intendo. Perché limitarci solo a Seedot quando possiamo farlo evolvere? Si chiama ancora Jojo, ma vabbè, è normale. Il problema poi è che ora c'è solo Skitty che deve evolversi e vedere se magari può diventare qualcosa. Devo trovare una pietra lunare però, essendo randomizzati gli oggetti non so dove sia. Vediamo invece Jojo che diventa ora. Magari può avere un'altra evoluzione dopo. Voglio guardare, voglio sentire dal suono. Oddio, che roba è questo? Non lo so, non ne ho idea. Ah, fregate, però c'avevo Gastrodon. Sarebbe da andare a Mentania ora, per il momento. Devo fare poi un po' di allenatori, quindi è giusto farli tutti. Andiamo a Mentania, poi andiamo al Monte Camino e vediamo che succede. Se non altro posso fare la cattura. Dai. A un certo punto ho pensato, dico, magari vedo se capita qualcosa di particolare mentre aspetto. Poi lo prendo di sorpresa e invece no, è un Glalie e ci dobbiamo accontentare. Vabbè, baratto, sì, scambia l'abilità. Non mi interessa. Ha perforcorno, ma è un criminale! Ma è un criminale! Preso, benissimo! Pokémon tutto muso. Musetto. Tutto muso, musetto. Gballe. Che belli i tempi in cui Jigglypuff era solo normale. E anche Clefairy. È tempo però di proseguire. E qui c'è la famiglia Vinci che andrò a sfidare assolutamente. Ma prima, bisogna vedere se qua compare un Pokémon. Se non compare, tanto di guadagnato. Ma se compare, so cavoli miei. Allora, se deve comparire un Pokémon, speriamo che sia buono e che possa evolvere, soprattutto. Sto tirando troppo la corda? Sì, ho tirato troppo la corda. Attenzione, Cottonee! È vero che ci vuole la pietra solare per farlo evolvere, però intanto è un Pokémon che può evolvere. Quindi prendiamolo. E nel frattempo vi faccio vedere anche due lotte veloci perché c'è chi si è lamentato che non faccio vedere le lotte in una Nuzlocke. Il che avrebbe senso se perdessi, ma non perdo mai. Sciotto tutti, quindi è noioso, però se perdi Pokémon ve li faccio vedere. Come è successo su Ypsilon, che ho quasi perso la squadra una volta, quello l'ho fatto vedere, ma qui non perdo mai, quindi... È tempo di sfidare la famiglia Vinci. Guardalo, Doctor. Ah, Doctor, Herr Doctor. Il primo è andato. Ah, ecco la mamma. Signora, salve. Anche lei dottoressa. Allora, una famiglia di dottori. Dai, però che Rocciorollo comunque continua a fare il suo bel lavoro, eh. E anche la seconda è andata. Saluti. Ah, tu sei la figlia. Anche tu sei la dottoressa? Hai già finito gli studi, vediamo un po'. Anche lei è dottoressa, ha già fatto gli studi, tutto quanto. Brava. Ah, ornitologa lei però. Ornitologa è quello che studia gli uccelli. Ah, e ora tocca alla nonna. Salve. Ah, questa pure è dottoressa probabilmente. Tutta una famiglia di dottori, e infatti. E anche la nonnina è andata. Tutti quanti e quattro i membri sconfitti. Dovrebbero darmi Cresci K, ma dato che ho randomizzato tutto, il randomizzabile... No, Cresci K. Il punto ora è che questi buffoni hanno bloccato l'accesso al Monte Camino.
e quindi devo trovare una strada alternativa per andare al Monte Camino. Devo prima passare per Brunifoglia, il cammino ardente. E qui c'è un Pokémon da catturare, volendo. Sì, proprio qui. Stoutland! Che forte Stoutland! Però che gli posso fare senza ridurlo in poltiglia? Cambio Pokémon. Preso! Yes! Nebbia, come il cane di Heidi. Beh, ha un bel nome Nebbia, dai. E anche questa cattura è fatta. E qua abbiamo il percorso 112, dove potrei effettivamente effettuare del catturo. Già. Basculin, no, evito. Dunque, ora la strada per arrivare a Brunifoglia è davvero lunga. Quindi armiamoci di pazienza, per voi sarà un taglio, per me sarà un bel po' di tempo. E c'è comunque una cattura da fare. Ok, Anorith, bene, molto bene. E preso! La vita piena. Lui in squadra assolutamente, perché evolve. Annasui, come personaggio di JoJo. Bene, ritiro Anorith, lo metto al posto di... Dai, sì. Oh, percorso 114, un percorso nuovo dove si possono effettuare delle nuove catture. E andiamo allora. Chi sarà il mio nuovo amico qui del percorso 114? Un Dragonair, vai! Bello! Allora, Dragonair è molto forte. E se rimane un Dragonair non mi dispiace per niente. Però! Ma KO! E certo! Giusto così! Che miseria. Riproviamoci. Preso Dragonair ed è femmina! Quindi so anche che nome darle. Tiamat. Ho trovato un fossile? Ah! È perfetto! Wow, questo cratere è enorme! Non me lo ricordavo grande! Ci picchia! Sono molte le cose che non mi ricordo di questi giochi, effettivamente. Ehi. Andiamo alle cascate Meteoras, allora. Io controllo sempre... Ecco, cattura, sì, ok. Raichu, ti lascio stare, Raichu. Vai tranquillo, sei libero. Ehi, che succede qui? Ehi, voi, lasciate stare il professor Cosmi! Questi tizi ce l'hanno con il professore. Forse non siamo uno scontro 2 contro 2. Oddio, lei proprio è stata la mia crush per un periodo. Sì, è tempo che ho finito il gioco, praticamente una settimana. Evidentemente sottovalutate l'abilità di Ada, vice capo del team Hydro. E va bene, visto che fate tanti presuntuosi, vi darò una bella lezione. E non credete di impietosirmi solo perché siete dei ragazzini, ma avrai 5 anni in più di loro, stai buona. Ole, analista, analista! Ah, oddio. Xerneas, vabbè però... un po' in... giusto. Ha un Dugongo lei! Oh cielo, Vera! Hai catturato un Dugongo, che bello! Ah, io ci penso con lanciafiamme a battere Lilligant e poi anche Xerneas, perché comunque sia il tipo folletto e debole contro il fuoco e contro l'acciaio. Oddio, contro il fuoco veramente riceve danno normale. È vera, lo so, mi dispiace. No, contro Klinklang, mannaggia, lo fa contro Xerneas. Vabbè, comunque sì, anche Klinklang deve andarsene a un certo punto, dai. Allora, Vera, puoi fare qualcosa ora? È Locomobot, non mi sa che no. Vera ha perso la Nuzlocke, mi sa. Sì, l'aveva persa tempo prima contro di me, però contro di me non valeva, dai. Ecco, Manectric. Belli però i Pokémon di Vera, eh. Se solo avessi messo che mantiene l'evoluzione contro... durante l'avventura, perché ho sbagliato. Annasio al 20. Ci manca ancora Annasio prima che si evolva. Perché ti hanno sconfitto dei bambini. Vai a casa a giocare con le Barbie che ancora sei in tempo, dai. Accidenti, forse non mi sono impegnato abbastanza. No, è che sei debole. Ma comunque sì, abbiamo il meteorite e il timetro potrà realizzare un mondo ideale. A Monte Camino, immagino. Chi è? Ecco che si presenta l'altro mastermind. Ma sta sull'altalena che dondola, cos'è? Ci ha messo un po' a salire scale, vabbè, l'età si fa sentire.
Guarda che tipo. Accidenti, Team Mago, ma qui si mette male. Ehi tu, sbrigati, prendi il meteorite. Agli ordini, capo, dammi il meteorite. Ehi. Presto, al Monte Camino, diglielo dove stai andando. Capace non t'ha sentito. Ascoltami bene, se volete giocare con quei tipi fate pure. Ma vedete di non capitarci tra i piedi, chiaro? Chi erano quelli e cosa volevano? L'ha detto, sono Max, capo del Team Magma, ma sei sorda? Quindi adesso possiamo andare al Monte Camino e vedere che cosa fa il Team Hydro, ma aspetta, qui c'è una Pokéball. Ok. Affida artigli, boh. Ah, ok, bell'uscita. Sì, in effetti, la freccia era in giù, ovvio che fosse l'uscita. Ok, possiamo vedere quel tizio che sale? No, non possiamo. Qua è troppo piccolo. Questo è un bel diorama, ma è tutto diverso. Un po' bruttino, se devo essere sincero. Mi dispiace dirlo, ma è così. Ma andiamo avanti. Posso passare? Chiedo scusa. Sarebbe perfetto il posto per farmi... Vedi, è proprio al centro. Che è qua? I cani rabbiosi! Va bene, non passo! Vado sopra, allora. Chi è qua? Tutti quanti cattivi. Bau bau, pucci pucci. Pucci pucci, miau miau, micio micio, bau bau. Guardalo come tiene a bada quei tre insolenti. Grandissimo. Chi è qua? Noi del Team Hydro ci diamo da fare per il bene di tutti. Se espandiamo l'acqua, i Pokémon che vivono nell'acqua saranno felici. Ma quelli di terra, i Pokémon, che fanno? Rimangono fregati. Amico mio, mo che mi dici? Che poi è un'idea stupida quella di utilizzare un meteorite per il vulcano. Cioè, tu praticamente farai eruttare il vulcano, non è che lo fermi, lo sai? L'attività vulcanica si intensifica. Non è che si ferma, amico mio. Tu praticamente stai facendo il gioco del Team Magma. Non lo sanno, sono stupidi. E questo ha perso perché non sa quello che deve fare della sua vita. Dai, per favore, te ne vai. Ti ho già rifilato prima una bella ripassata, quindi... Non voglio sapere niente del tuo sogno, del suo sogno, di tua mamma, non voglio sapere niente. Non dobbiamo combattere per forza. Facciamo la pace, non facciamo la guerra. E per pace intendo che ti butto dentro al vulcano. No, non perché sei donna, ma perché sei d'intralcio, ecco, tutto qui. È meglio specificare in questo periodo storico tremendo. Ma scusami, vogliono espandere il mare. Hanno un Pokémon che usa Piovischio. E fatevelo andare bene, no? Prendetene un altro paio, fanno un bel acquazzone. Mi dispiace, Ada, ma è la seconda volta che perdi. Quindi che devi fare? Sei ancora più forte? Sì, grazie, che sono più forte. Che poi comunque, se posso permettermi, vabbè, vado a prendere la Pokéball prima che comunque... 0-2? Allora, Ivan, Tato, che stai facendo qui? Ora ci spiega il suo grande e magnifico piano. Chi l'avrebbe detto che l'energia esplosiva del magma racchiuso nel nucleo del pianeta fosse la chiave per controllare il Pokémon millenario? Sei il moccioso che ha mandato all'aria i nostri piani al Museo Oceanografico di Selcepoli. Se sei arrivato fin qui vuol dire che hai battuto Ada. È perspicace. Vedi questo meteorite che ho ricevuto da un certo professore? Devi sapere che in presenza di certe condizioni subisci un processo di trasformazione. Bando alle ciance. Noi abbiamo una missione da portare a termine. E il tuo ruolo in questa storia è quello di impedircelo. Quindi io, capo del Team Hydro, ti farò polpetta assieme alla tua squadra. Fatti sotto! Fatti sotto, capo! Guarda, tutto ingoblinito lì, guardalo. Vai. Cazzozza. E questi sono forti però ora. Avanti, Hanasaurus, Carmen. Non facciamoci intimorire. Dai, miei bei tatini, possiamo farcela. Bruciagli le polpette, vai. Sì, perché lui c'ha le polpette dentro i mutandoni. Quello intendevo. Vabbè, comunque sia, uno è andato, dai. Machamp, che combini? Inganno forza, ci inganna con la sua potente energia. Quindi non ha fatto niente di fatto. Lanciafiamme su Riolu. E sveglio pacca per Machamp per fargli capire chi è che comanda. Si deve dare una svegliata.
No alla violenza comunque, no alla violenza. Niente, non ha fatto niente. Oh no! Ok, in realtà non ha fatto niente. Dai, un altro paio di schiaffetti e via. Oh, allora. Ivan, capo del team Hydro. Che combiniamo ora? È tutto ingobbrito, basta! C'ha mal di schiena probabilmente, quindi tutto quanto storto. Non ce la fa stare dritto. La cosa si fa interessante. Dopo tanto tempo io e la mia squadra potremo finalmente dispiegare tutta la nostra forza. La forza della Mega Evoluzione! Ah, al Monte Pira allora. Ho capito. Quindi quella storia della gemma non era solo una favola per bambini. Alla prossima allora! Ad ogni modo amici, per questo video è tutto. Nel prossimo palestra di Cuor di Lava e magari andiamo anche un pelino più avanti di Cuor di Lava, ovviamente, perché c'è solo la palestra poi. Ad ogni modo io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate come sempre tutti quanti link utili e ci vediamo ovviamente alla prossima, ciao!